E bentrovati amici da Paola 4. Buongiorno, buongiorno a tutti. E quest'oggi ho il piacere di parlare con una band siciliana, tra l'altro di persone, di musicisti fantastici. Io ho il piacere di parlare con Enigga Radio, il portavoce di Enigga Radio, salutando chiaramente anche Peppe, Vanessa, Andrea. Il portavoce è Daniele Grasso, che saluto. Ciao Daniele, bentrovato. Ciao a te, a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'ospitalità. Enigga Radio, questo progetto che io conosco personalmente perché ho avuto modo di ascoltarvi spessissimo, tante soddisfazioni per voi, finalisti ultimamente anche al premio Tenco, avete calcato il palco del primo maggio, insomma avete fatto davvero tantissime manifestazioni importanti, un progetto che sta facendo molta strada. Sì, diciamo che siamo contenti assolutamente, pensiamo che sia un progetto fortunato, che stiamo capitando una serie di cose, noi lavoriamo duro, da parte nostra mettiamo tutto l'impegno, il lavoro duro, testa bassa, come dice, testa bassa a pedalare, sì. Ci sappiamo fare, quindi facciamo questo. Senti, un progetto che porta avanti il suono e il profumo della vostra terra, pur utilizzando un genere folk, blues, elettronico. Sì, nella realtà molte volte quando ci domandano questa cosa mi viene da dire che questa cosa è quanto di più simile a un'insalata o a una macinaia. Che cosa che lo mette su? C'è la nostra Macedonia che fa così. No, nella realtà forse è la forza di questa cosa, quello che i giornalisti, devo dirti, noi abbiamo avuto per tutti e due i dischi, abbiamo avuto subito un feedback buono dall'EP, abbiamo insomma avuto sentore che sia il pubblico che detti ai lavori potessero volerci bene, che è una cosa fondamentale quando tu fai musica, che ti vogliono bene le persone, gran parte delle persone. E quindi questa parte di melting pot, come dico io, questa Macedonia, è forse il punto di forza. È una cosa piena di cose che uno ha sentito, ma che non ha sentito tutte insieme messe così. Dai, mettiamola in questo modo. E questa cosa ci fa chiamare in giro dalle persone, sta facendo accadere delle cose. Che poi la chiave importante del vostro progetto è anche una denuncia, una comunicazione attraverso la musica. Per esempio, il vostro nuovo singolo, Nananà, il secondo singolo, tra l'altro, di questo progetto, denuncia proprio il consumismo. Mi racconti un po' di questo Nananà, che tra l'altro ho visto il video, è anche molto molto bello e arriva dritto dritto al cuore. Grazie. Guarda, l'idea di base è molto semplice, forse più semplice di quanto possa sembrare. Quando noi parlavamo del brano, discutevamo un po' dell'idea di parlare di questa cosa, l'argomento, no? Il nome dell'argomento sapeva tanto di materia da dover dare all'università, l'antropologia del debito. Ci interrogavamo sull'antropologia del debito, cioè sul debito utilizzato come sistema costante di controllo, oppure semplicemente di involuzione di certe cose umane, no? E quindi ci è sembrato che la direzione fosse quella di parlare di questa cosa che vedevamo. Cioè, avevamo appena scoperto che un sacco di negozi preferiscono che tu compri a rate invece che comprare cash. È diventata una moda praticamente comprare a rate. Sembra che più che una moda, un'esigenza, che era anche giusto in quel caso, sia diventato proprio un metodo per invogliarti a comprare cose che sono poi inutili. Quindi compri di tutto praticamente, lo fai a rate e ti ritrovi con mille cose inutili. E con mille cose da pagare. Esatto. E quindi finisci per vivere per pagare delle cose inutili, no? Guarda, abbiamo fatto uno studio molto carino, si può trovare in giro da un paio di università. Hai presente un trapano, no? Certo. Ogni famiglia ha un trapano. Ora devi sapere, devi sapere che quel trapano verrà utilizzato mediamente in quella famiglia come tempo continuativo per 15 minuti. Ora non sarebbe meglio invece di un trapano, che uno se lo fa prestare dal vicino, che ce n'è uno per palazzo, che ce ne sia uno per quartiere. E quindi tendiamo a prendere super televisori, cioè altre macchine, altri telefonini, altri bla bla bla. E ci è sembrato che questa cosa fondamentalmente ci intrappolasse in una cosa, perché mica la paghiamo con i soldi questa cosa. Questa cosa la paghiamo col tempo che usiamo per fare quei soldi. Cioè, la paghiamo con pezzi di vita, compriamo questi oggetti. Quindi cantine e armadietti pieni di roba inutile pagati con pezzi della nostra vita che non possono essere poi ricomprati, riacquistati, non tornare indietro. Questa cosa ci sembrava talmente esageratamente profonda, perché vogliamo raccontare le cose, che a un certo punto abbiamo attaccato appresso quell'idea di quel movimento, che è un po' una negazione. No, grazie. Ed era anche il desiderio di farlo in una maniera
fresca, cioè non sta all'aria, siamo impegnati sulla fronte, ah quanto è difficile questo mondo. Senti, l'album si chiama Folk Blues Techno Roll e altre musiche primitive per domani, ok? Bravissima, sì. È inciampato, strada facendo. Ho studiato. Bravo. Senti, all'interno di quest'album, ecco, questa è una delle denunce che fate attraverso questo singolo. Ci sono delle altre denunce all'interno di questo album? Guarda, diciamo che il disco praticamente si muove a metà strada su cose personali ma condivisibili da tutti, e per una buona metà, forse più di una buona metà, di cose che vediamo per strada. Cioè, le cose che tu girando, se ti fermi un attimo a guardare, e dici ok, che sta succedendo? La vita quotidiana, insomma. Esattamente, io credo che un musicista, un artista in genere, possa avere due strade fondamentali, no? Una è onirica, ok, faccio dei viaggi, racconto delle cose bellissime, e l'altra è il quotidiano, cioè non fai, sei uno come tutti gli altri, semplicemente che suona. E quindi se ti guardi intorno capisci che questo paese è un po' va a catafascio, se ti guardi intorno capisci che ci sono delle cose che non stanno funzionando. E allora abbiamo messo dentro una serie di cose, una carina che ha preceduto il disco, che è un brano che ci piace molto, siamo legati, si chiama Come diritto, che non è altro che l'enunciazione dei diritti della Carta dell'Uomo, sai, i diritti umani, quelli famosi dovremmo sì. Il mio diritto a poter lavorare, poter curare i miei cari, mandare a scuola i miei figli, poter mangiare bene, potermi muovere liberamente. E ne abbiamo fatto una versione raccattando il termine solito amichevole, un po' di musicisti amici a Catania. E all'inizio, prima del disco, abbiamo fatto uscire questa cosa con un video strano in cui 25 musicisti ci hanno accompagnato suonando tutti insieme per raccogliere dei fondi, per fare una cosa pratica, che sono stati poi indirizzati al Centro Astaldi, che collabora con Libera. Quindi diciamo che secondo noi sono delle piccolissime cose, tu le fai perché senti di farle, nella realtà siamo una band che si guarda intorno, basta. Chiaramente avrete modo di visitare le varie pagine di Niga Radio, basta cercare Niga Radio sul sito, su Facebook, eccetera. Qual è il prossimo passo dei Niga Radio dopo questo singolo? Quale sarà? Questa è una cosa abbastanza divertente, nel senso che accadono una serie di cose. Noi abbiamo avuto una primavera e un'estate intense per presentare il disco, abbiamo suonato parecchio, siamo molto contenti. Abbiamo ancora qualche spicciolo di tour da spendere per dicembre, poi respiriamo 3 settimane, facciamo un tour invernale al nord, toccando una serie di città che volevamo rivedere, dove siamo già stati, quindi Milano, Bologna, Verona, Genova e un altro po' di cose, dove chiudiamo ufficialmente a gennaio, a partire dalla terza decade di gennaio, quindi diciamo dal 25 in poi, probabilmente speriamo un po' a febbraio per questa cosa. Dopodiché respiriamo un attimo, e siccome tutti i nostri amici fan hanno fatto una cosa molto carina con noi, abbiamo fatto una sorta di esperimento facendo, sai, quella cosetta che si chiama Music Racer, no? Sì, certo. Nella realtà io non ero molto convinto, non volevo farlo, ho detto va bene, siamo in grado di il progetto funziona, di andare avanti. Invece avevamo già messo in moto, in cantiere, questa cosa che ti dirò ora a momenti, e volevamo una sorta di supporto perché l'avventura era abbastanza grande, e tutti i fan, gli amici di gara, gli hanno risposto benissimo, e abbiamo tirato su un racer dignitosamente costruito, interessante, cospicuo. Cioè, i ragazzi ci hanno supportato con 5.000 euro che saranno la base della partenza del prossimo tour europeo, del primo tour europeo di Niga Radio, che sarà invece in primavera. Quindi una grande soddisfazione, una bellissima cosa questa, eh? Quindi complimenti, Niga Radio. Grazie. facciamo una cosa molto carina, partiamo e gireremo partendo. E allora mi racconterete del vostro tour europeo molto presto. Quando tornerete desidero sapere tutto, eh? Assolutamente, pensiamo un po' bislacchi, cercheremo di fare una sorta di video diario e audio diario in cui raccontiamo tutte le nazioni che visiteremo, e quindi fra aprile e maggio saremo a portare la musica siciliana, questa nostra Macedonia che ti dicevo prima, in giro. E a nome dei siciliani noi vi ringraziamo, perché porterete la nostra terra e la nostra lingua anche in giro per l'Europa. Io ringrazio tantissimo Daniele Grasso, voglio salutare anche Andrea Soggiu, Peppe Scalia, Vanessa Pappalardo, desidero salutare Rosi tantissimo e chiaramente vi auguro di fare sempre della bella musica come state facendo anche adesso. Grazie Daniele!
Grazie a te e a tutti, è stato di nuovo, grazie per l'ospitalità. Ciao. Ciao, ciao.